Lecce nei Marsi, boschi di leccio e cave di bauxite. Centro agricolo della Marsica, situato ai margini sud-orientali della Piana del Fucino. Fa parte del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il paese nasce nell'alto medioevo e viene completamente ricostruito dopo il terremoto del 1915. Forse in origine luogo di una fortificazione dei Marsi. Nell'antichità il borgo è conosciuto con il nome di Lucibum, probabilmente derivante dal termine vegetale leccio in riferimento ai folti boschi della zona. Da prima feudo dell'abbazia di Santa Maria e della Vittoria di Scurcola Marsicana appartiene in seguito ai conti di Celano. Passa nel secolo XV sotto la famiglia Colonna per diventare infine feudo degli Sforza Cabrera Bovadilla. Il paese attualmente sorge in un sito più basso rispetto a quello dell'abitato più antico di Lecce Vecchio, che conserva ancora suggestive rovine. I suoi abitanti infatti si spostano in pianura sia per sfuggire al freddo e ai vari briganti, sia per ricostruire le case dopo il terremoto. Sulla via del Monte Turchio, su uno sperone roccioso, sono conservate le strutture del paese diroccato, in cui sono visibili tra le rocce ruderi come un ampio recinto fortificato con torre cilindrica. Alcuni casali caratteristici è ciò che rimane delle antiche chiese di Santa Maria, Sant'Elia e San Martino in Agni. Oggi è un paese vivace, affollato soprattutto d'estate dagli amanti delle escursioni. Il panorama è molto suggestivo, con sguardi sull'ampia pianura del Fucino, con scorci sulla catena Velino e del Sirente, a grande distanza su alcune cime della catena del Gran Sasso. La zona è anche famosa per le sue grotte, se ne contano circa 10. Il patrono San Biagio viene festeggiato l'ultima domenica di settembre. L'11 novembre si svolge la Fiera di San Martino. In questa occasione vengono preparate delle tradizionali focacce in cui viene posta una moneta, garanzia di buona fortuna per chi la troverà. Amici del viaggio, per conoscere il mondo economico di Lecce dei Marsi, oggi ci delizieremo in mezzo alle piante. Ci siamo trasferiti nel centro di Lecce dei Marsi e precisamente in via Santa Maria, dove abbiamo